Ieri sera, mercoledì 13 novembre 2024, si è conclusa l'edizione di Io Canto Generation, il talent show condotto da Jerry Scotti su Canale 5. Dopo una finale emozionante, la vincitrice è stata Namite Selvaggi, una giovane cantante che ha conquistato giuria e pubblico con la sua voce potente sin dalle prime puntate. Ha battuto di poco la talentuosa Maria Francesca Cennamo, arrivata al secondo posto. Namite Selvaggi ha 15 anni ed è originaria di Dar es Salaam in Tanzania. Il suo nome, che significa vittoria in Swahili, sembra aver trovato conferma nel suo destino a Io Canto Generation. Dopo un anno in Tanzania, si è trasferita a Terrazzina, dove vive tuttora con la famiglia. Suo padre è un agronomo impegnato in progetti di ONG in Africa, mentre sua madre è una pittrice con la passione per il canto, trasmessa a Namite fin da piccola. Ha anche un fratello maggiore che studia medicina. Il nonno di Namite era il famoso ambientalista Emilio Selvaggi, presidente del WWF Pontino, scomparso nel 2016. Namite studia canto da quando aveva 9 anni e fa parte di un coro gospel con sua madre. Oltre alla musica, ha preso lezioni di batteria e recitazione, dopo una breve esperienza sul set di un film. Su Instagram è conosciuta come di Namite Tets e conta già 95.000 follower. Un numero destinato a crescere dopo la vittoria a Io Canto Generation 2024. La vittoria le ha garantito uno stage alla New York Film Academy a Firenze, un viaggio a New York e la possibilità di registrare una cover con il patrocinio di R101. Namite Selvaggi sembra pronta a un futuro radioso nel